We'll be right back.
Buonasera a tutti, sono Patrizia Leoni, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Senigallia Centro e ben trovati all'ultimo incontro dedicato al pensiero e all'opera di Maria Montessori, che questo istituto ha inteso in questa seconda edizione estendere a un pubblico vasto. E in quest'ultimo appuntamento avremo un ospite d'eccezione che mi appresterò fra poco a presentare. Intanto ricordo a tutti che è possibile porre domande all'interlocutore attraverso il modulo che si trova sotto nella descrizione sul canale YouTube e quindi sarà possibile poi ottenere le risposte alla fine dell'intervento. In questo che è l'ultimo incontro e che peraltro cade in un giorno particolare, domani di 70 anni fa, Maria Montessori si congedava da questa esperienza terrena, e in qualche modo ci sembra anche una coincidenza fausta che noi la ricordiamo con un intervento veramente centrale sul pensiero e l'opera di Maria Montessori. Prima di dar la parola alla nostra relatrice, che abbiamo l'onore e il privilegio di avere con noi, vorrei cedere per un intervento importante, diciamo che noi consideriamo importante, la parola all'assessore all'istruzione, vice sindaco del comune di Senigallia, che ha sostenuto la nostra esperienza in questi 2 anni, ha dato il suo appoggio concreto e anche ideale a che questa realtà attecchisca. Quindi cedo la parola molto volentieri, ringraziando l'amministrazione, al dottor Riccardo Pizzi. Buon pomeriggio, grazie dottoressa Leoni, un caloroso benvenuto alla dottoressa Costanza Buttafava, porto i saluti da parte del sindaco Massimo Leveti e di tutta l'amministrazione. Ci tenevo in particolar modo a portare i saluti, questi brevi secondi di introduzione, per l'importanza del ruolo di Maria Montessori, che non sono certo io a dover presentare perché di fama mondiale, per gli apporti che ha dato alla pedagogia, alla neuropsichiatria infantile. E ci sarà poi la dottoressa Costanza Buttafava, che auguro di poter avere ospite a Senigallia quanto prima, a dare il proprio contributo, i propri elementi. Ho avuto la fortuna di poterci parlare alcuni minuti prima dell'avvio ufficiale ed è veramente un piacere ascoltarla. Quindi su un tema in particolar modo importante come quello appunto della mente dei neonati nei primi 100 giorni della loro venuta al mondo. Quindi ringrazio nuovamente la dirigente, la dottoressa Butafava e tutto il personale dell'Istituto Fagnani che ha reso possibile questa serie di incontri sul metodo montessoriano. Chiedo scusa alla dottoressa Leoni, a Buttafava e a tutti quanti coloro sono collegati, ma purtroppo per motivi, per impegni, non potrò seguire i lavori della serata, che sicuramente sono fortemente convinto sarà un momento di arricchimento per tutti quanti voi. Vi auguro un buon lavoro e un arrivederci. Ringrazio l'assessore, naturalmente è comprensibile, gli affanni di un amministratore sono veramente tanti, gli impegni, però sarà possibile per tutti coloro che anche in questo momento non sono collegati poter assistere e visionare i materiali che registreremo di questo incontro. Oggi ritengo veramente di avere il privilegio, concordo con l'assessore, di poter ascoltare Costanza Buttafava Maggi, perché con lei abbiamo l'opportunità, sia pure indirettamente, di arrivare veramente alla sorgente, cioè alla vita, alla biografia, all'impegno anche in vita che Maria Montessori ha speso perché le generazioni successive trasmettessero i suoi principi e il suo metodo. Come ci racconterà, anche io ho avuto il privilegio in queste poche battute di scambiare qualche parola, come ci racconterà lei stessa, ho chiesto che lo facesse lei stessa, Costanza Buttafava Maggi dal 1960 ha speso una vita,
per il metodo e la spesa accanto a figure di eccezionale importanza storica. Per questo motivo, ripeto, con un po' di anche commozione, con un po' di turbamento, ecco, ascoltiamo le sue parole, la sua presentazione, sottolineando appunto che l'intervento di oggi è veramente uno dei capisaldi del pensiero di Maria Montessori, e lo faremo con attenzione proprio perché è frutto di una sapienza di tanti tanti decenni di esperienza sul campo e anche di attività di coordinamento e di guida di realtà montessoriane. E mi sembra di aver detto sempre poco rispetto al privilegio che abbiamo, quindi darei la parola alla dottoressa Costanza Buttafava, chiedendole di raccontarci intanto e prima di tutto anche la sua esperienza e poi, ecco, la sua esperienza biografica, perché mi sembra molto significativa da sé, e poi il resto. Noi la ascolteremo rapiti dal fascino, come mi ha ben preceduto l'assessore, dal fascino che le sue parole già promanano. Grazie. Grazie a lei, dottoressa. Buonasera a tutte. Allora, io mi presento sempre come una vecchia montessoriana, perché appunto ho cominciato nel 62, quando ho fatto il mio primo corso Montessori a Bologna. Sono passati veramente tanti anni. Sì. E non ho mai smesso, perché poi dopo, quando si comincia non si finisce più, quando si comincia a fare un lavoro di questo genere, anche se poi è intervenuta la famiglia e tutte le problematiche della... Però Montessori è sempre stato il nostro punto di, diciamo, di riferimento in tutto quello che abbiamo fatto. Lo dico al plurale perché in questa cosa è stato coinvolto mio marito, tutta la famiglia. In genere tutti collaborano. È stata un'esperienza per me singolare, perché ho avuto una fortuna, che ho lavorato subito con una delle allieve di Maria Montessori più qualificate, che era Giuliana Sorge. Poi ho lavorato con Flaminia Guidi, che è una eccezionale montessoriana che ha lavorato a Roma, una maestra che ha lavorato, che ha iniziato proprio una scuola Montessori a Roma. E poi ho lavorato con Sofia Cavalletti, che è quella che si è occupata di tutta l'educazione religiosa, prendendo spunto da quello che Maria Montessori aveva cominciato e che poi non ha potuto finire, perché a un certo punto anche Maria Montessori, ahimè, se n'è andata. Per cui Sofia Cavalletti, aiutata da Gianna Gobbi, hanno portato avanti tutto un percorso di educazione religiosa interessantissimo. E io ho avuto la fortuna di seguire questo corso, questi percorsi. Poi ho lavorato nelle scuole, ho lavorato a Sesto San Giovanni, nelle scuole Falk, una volta c'erano le scuole Falk. Ah sì, hai fatto una videochiamata. Ed è stata un'esperienza molto bella a livello di scuola elementare, con i figli degli operai della Falchi, della Ceria Falchi. Poi ho lavorato in altre scuole e poi come consulenza e come direzione nella scuola Montessori di Como. E poi, da ultimo, la scuola Montessori di Milano, tuttora funzionante, di via Milazzo, attualmente è diretta da Eleonora Ragno, dottoressa Eleonora Ragno, ma abbiamo lavorato molto, per più di 10 anni insieme. E con queste scuole spesso sono in contatto, ecco, per vedere come procedono. Io ritengo che questa esperienza, che ho avuto la fortuna di,
diciamo, di dedicargli completamente la vita, ecco. Perché è vero che ho avuto una famiglia anche, però c'era sempre questa esperienza scolastica che non ho mai lasciato. E sono stata molto onorata di aver fatto gli ultimi, per diversi anni ho lavorato con Grazia Negrefresco, che ci ha lasciato proprio 2 anni fa. E con lei ho lavorato tanto ed è stata allieva di Maria Montessori, anche lei, e quindi mi ha trasmesso tutta la sua esperienza. Abbiamo molto lavorato insieme. Quindi io ritengo di essere stata una persona fortunata, ecco, perché aver avuto questi modelli mi hanno veramente consolidato su quello che sono stati tutto il lavoro che poi dopo personalmente ho fatto. Però questi modelli mi hanno veramente allargato la visione, perché ognuna di loro aveva avuto un'esperienza diversa e quindi io ho assorbito proprio tutte le varie esperienze. E tutte hanno avuto questa capacità di trasmettermi la bellezza dell'inizio della vita. E quindi il bambino piccolo, la grande scoperta di Maria Montessori, proprio stata quella del rivoluzionaria. Che cos'è un neonato? Che cos'è la mente del bambino? È straordinaria la mente del bambino. E lei ci ha aperto una strada. Una strada che stanno ripercorrendo adesso in un modo, ad un altro livello, però attingendo come radici alla sua esperienza. Tutte le neuroscienze. Le neuroscienze adesso hanno, tante volte affermano proprio nei loro interventi, Maria Montessori aveva capito tutto del bambino, di come funziona la nostra mente. E in effetti questo è quello, è l'argomento che con grande gioia posso fare questa sera, ricordando in fondo anche questo anniversario che non prevedevo, di 70 anni dalla morte di Maria Montessori. Quindi è un, diciamo che è un avvenimento che mi onora, insomma. Sono molto onorata di trasmettere questo a voi proprio in una giornata. Spero di onorare in questo senso, come mi piacerebbe fare. Maria Montessori ha scoperto come funziona la mente del bambino, perché non c'erano studi precedenti che, se non delle vaghe intuizioni, ma che proprio potessero raccontarci che cosa fa la mente di un bambino, che cosa fa un bambino piccolo. Quello che Maria Montessori dice è un enigma, lo disse proprio così, il bambino piccolo è un enigma, perché diciamo che ha delle caratteristiche alla nascita che sono abbastanza impressionanti, perché questo bimbo che nasce, che abbiamo atteso per 9 mesi e ora è lì fra le nostre braccia, adorabile perché noi l'abbiamo tanto aspettato, bello, come possono essere belli i bambini piccoli, no? Però che cosa fa un bambino piccolo? Perché questa infanzia così lunga, quanto ci impiega a camminare, a parlare? Se noi guardassimo i piccoli dei mammiferi, nascono, dopo poche ore si mettono in piedi, si camminano, si nutrono, hanno un po' di bisogno di un po' di tempo con a fianco alla loro mamma, però sono abbastanza autonomi. Questo nostro bambino ha un'infanzia lunga. L'essere umano ha bisogno di tanto tempo, perché il suo destino non è una ripetizione, come se fosse un istinto. Deve costruire tutto. Nasce
immobile e muto, dice Maria Montessori. E però è chiamato a camminare per tutta la vita e a parlare per tutta la vita. Eppure nasce immobile e muto. Immobile nel senso che per un bel po' non può spostarsi da solo nell'ambiente. Muto perché non può comunicare, quelle parole ancora, il linguaggio. Il linguaggio non lo deve imparare, lo deve costruire, che è ben diverso. Il movimento lo deve comunque costruire, anche se obbedisce a degli impulsi anche biologici. Ma il parlare, il linguaggio, è assolutamente opera del bambino, è una creazione del bambino. E chi glielo passa? Chi glielo insegna? Come fai a insegnare a un bambino che ancora non conosce il linguaggio? Possiamo fare un bel sorriso con i bambini, abbiamo tutto questo. Comunicazione tra sorrisi, piccole intese, ma lui costruisce il linguaggio. A camminare chi gli insegna? Beh, bene la gente che si muove, però deve costruirselo il movimento. Deve fare tutto. Questo bambino che io porto a casa dalla clinica in un bel pacchettino e con lui devo stabilire un rapporto, questo bambino ha degli imperativi categorici che dovrà obbedire, perché gli viene detto dalla natura: caro bambino, ti diamo 2 anni e mezzo per costruire il linguaggio. Ti diamo 1 anno e mezzo per cominciare a capire come si funziona a camminare, a stare in piedi. Poi il resto lo fai tu. Però in questo tempo lui deve lavorare nell'ambiente in cui si trova e costruirsi il linguaggio, il movimento, una relazione. Come farà? È un bambino che non ha memoria. Non ha ancora memoria. Hai 5 organi di senso, questo sicuramente, e sono di un'attività incredibile. Come il bambino nasce, metti in atto subito. Adesso poi che per fortuna le maternità hanno capito che come il bambino nasce va attaccato alla mamma e quindi non deve essere separato per nessun motivo e quindi si attaccherà subito al seno. Questo bambino, senza che nessuno glielo dica, lo mettiamo sopra la mamma e lui va a cercarsi il seno. E quello lo ricorderà, non lo scambierà mai, perché sente l'odore, perché in quel momento il bambino attiva i suoi 5 sensi, l'odorato, il gusto. È incredibile che c'è già questa consapevolezza, di come se lui fosse conscio del compito che deve compiere. La sua lunga infanzia se la deve costruire con l'aiuto della famiglia, perché allora a questo punto l'ambiente in cui si trova a vivere assume questa grande importanza di aiutare quello che il bambino comunque fa spontaneamente, perché nessuno penserebbe, potrebbe anche venirci comodo dire: senti bambino mio, è complicata la lingua, anche quella italiana è complicata, aspetta, quando diventerai grande imparerai a parlare. Il bambino ha dentro di sé un imperativo che gli dice: guarda, hai questo tempo per costruire il linguaggio, e si parte subito. Maria Montessori questi tempi li ha chiamati periodi sensitivi, cioè sono periodi in cui hanno una grandissima sensibilità per l'acquisto del linguaggio, per la costruzione del linguaggio, perché il linguaggio non lo impara, lo costruisce lui a spese dell'ambiente. Lui sente parlare e questo sentir parlare entra in lui, in questa mente
che è come una spugna, dice Maria Montessori. Pensate a una bella spugna, quelle belle grosse che si trovano negli oceani. La sua mente è questa spugna che assorbe. Assorbe vuol dire che non sceglie, non dice quant'acqua. La mettiamo su un bel catino d'acqua, mettiamo dentro il turno e la spugna assorbe. La mente del bambino è questa spugna che assorbe senza scelta. Non può dire no, questa lingua non mi piace, questa voce neppure. Lui prende quello che gli passa l'ambiente, assorbe il linguaggio e non assorbe, cioè mentre assorbe il linguaggio, assorbe gradatamente il significato, ma per molto tempo lui non assorbirà un significato. I suoni, lui è incantato dai suoni. Quando sente parlare la mamma e il papà, in particolare la mamma, perché la mamma per 8-10 volte al giorno deve dargli da mangiare, quindi parlerà con lui. Questo sentir parlare per il bambino è qualcosa che è unito al latte e quindi a questo nutrimento caldo che entra di lui. È lo scopo della sua infanzia, di questi primi mesi di vita. I primi mesi di vita in cui il bambino sorride o piange quando ha qualche disturbo. L'unica cosa che la relazione avviene in questo, parlare o non parla, però che bello, può fare dei sorrisi, riscambi i sorrisi e soprattutto ascolta una persona che parla. È incantato dalla voce umana. È chiaro che il bambino per un po' di tempo ha bisogno di dormire, il primo mese avrà tante ore di sonno. Ma quando è sveglio, è come se dentro di sé ci fosse qualcuno che gli dice: adesso ascolta le persone che parlano. E lui si bea di sentire le persone che parlano. Se poi è la mamma, è il massimo, perché nel giro di un mese lui riconoscerà la voce materna. Anche se ci sono altre persone, sentirà altre voci. Quando sente la voce materna, volta la testa in direzione della mamma, come per dire, lui non lo sa che quella è la sua mamma, ma poco a poco costruirà questa relazione con la mamma, attraverso la vista e attraverso la voce che parla. Che è un incanto questa voce che parla per il bambino. Capisce quello che la mamma dice? No, al momento no. È un linguaggio. Un linguaggio che è dedicato a lui, perché che cosa si dice a un bambino quando ce l'abbiamo tra le braccia? Magari mentre lo nutriamo, mentre lo cambiamo. Che è così bello questo momento delizioso in cui si tolgono i vestiti di lino e li mettiamo. Quante belle parole si dicono. Che belle parole dedichiamo al bambino proprio in questi momenti. Questo è il modo di costruire un linguaggio nella relazione affettiva che dà in particolare la madre, che è dotata di queste capacità, e il padre e poi tutta la famiglia. Però principalmente la relazione avviene con la madre. Per il bambino è indispensabile, anche se viene raccomandato anche sempre dai nostri pediatri, no, per fortuna. Se anche il bambino non è allattato al seno, perché per motivi particolari, e con la bottiglia non è che allora, siccome lo prende la bottiglia, glielo può dare chiunque. Chiunque può dargli da mangiare. No, l'allattamento è materno. Poi che in un momento di necessità ci sia anche questa possibilità di passare la bottiglia e gliela può dare il padre o la nonna, si può anche fare, ma la relazione madre-bambino in particolare, perché il bambino ha bisogno di costruire questo linguaggio attraverso questa relazione materna.
per cui lui, mentre si nutre con questo liquido caldo, tiepido, che è proprio quello di cui ha bisogno il bambino, assorbe il linguaggio, perché non esiste mamma che mentre allatta non parla col suo bambino, non lo guarda, gli racconta tante cose. Magari le parole sono sempre quelle, perché le mamme hanno le loro parole, le loro frasi dedicate al bambino. Magari una bella musica, una canzoncina. E questo è quello che noi possiamo dare al bambino, coscienti che lui ha questo compito importante. È un imperativo categorico, naturale, che gli dice: caro bambino, hai un anno, 2 anni e mezzo per costruire il linguaggio. Allarghiamoci anche fino a 3 anni. In questo tempo devi costruire un linguaggio. Non puoi aspettare. Ma lui è contento, perché la corrispondenza c'è. Come se lui avesse veramente dentro questo imperativo che gli assicura che in 2 anni e mezzo lui costruirà un linguaggio. E poi, mentre ascolta le persone che parlano, osservano le persone che si muovono. Che il bambino è incantato dalle persone che si muovono. Si guarda in giro, se poi ci sono i fratellini, che meraviglia, i fratellini sono un piacere, che non stanno mai fermi, quindi danno delle lezioni molto significative. E quindi osserverà le persone che si muovono. E adesso abbiamo questo grande ritorno delle fasce. Per cui il bambino viaggia con la sua mamma dappertutto in questa fascia e la mamma se la porta appresso dovunque. Che meraviglia! Perché lui è contentissimo di poter vedere tutto quello che succede. Primo perché sta addosso alla mamma e questo è il massimo, no? Poi, intanto che la mamma fa i suoi mestieri, le prepara da mangiare, pulisce la casa, lui cosa fa? Lui osserva. Ogni tanto dorme, magari perché gli viene sonno, poi dopo si mangia, quello cambia. C'è una relazione continua dove il bambino deve obbedire a questo ordine di crescere, che avviene in questa relazione affettiva. Mentre costruisce il linguaggio, costruisce il movimento, perché lui osserva tutto quello che la mamma fa, la mamma e le persone intorno. Quindi è un movimento continuo. Lui ancora cosa può fare col movimento? Per poco. Perché almeno fino al 4° mese non riesce neanche a prendere in mano, perché le sue mani non servono ancora per afferrare. Comincia a conoscere le mani, perché se le guarda, perché se le mette proprio davanti agli occhi. Un po' come dire, ho capito, ho una mano. E poi, verso il 4° mese, comincia ad afferrare qualcosa, a prendere in mano. Che non è ancora un gioco, ma capisce che la mano serve a quella, a prendere in mano le cose. E allora c'è proprio quel momento in cui afferra qualcosa, le prime volte, c'è quasi una frenesia, no? Nel prendere questo oggetto, questo pupazzetto, questa pallina. E poi tenerla in mano, cosa vuol dire tenerla in mano? Sentire che è fatta di che cosa? Sarà di spugna, sarà di gomma, di plastica. Comincia a sentire il peso, come è fatta. E poi cosa fa? Se la porta anche alla bocca per sentire anche questa superficie, come è fatta. Quindi conoscere, ancora non utilizza come gioco,
non sa cosa vuol dire giocare, ma è molto molto interessato ad afferrare le cose, a conoscerle in questo modo. Gli piace trattenere, magari farla cadere, si accorge che cade, oppure semplicemente la mamma a questa età ha capito che può anche lasciare il bambino sul bel materassino per terra e metterli intorno degli oggetti, perché poi succederà così, che lui comincerà dalla posizione estesa, imparerà a rotolarsi, a muoversi, e intanto a afferrare degli oggetti, poi comincerà a stare seduto, e allora avremo altro modo di... Ancora non deambula, non cammina, ancora è fermo. Però pensate, fa già un altro passaggio. Da seduto le cose già le vede diversamente e può afferrare meglio piuttosto che quando è steso. C'è questa bellissima scoperta che ha fatto, che hanno fatto, no? Del cestino, il famoso cestino dei tesori, che è così importante. E quindi il bambino comincia ad avere questo rapporto con gli oggetti dell'ambiente, senza peraltro proprio giocare, semplicemente afferrare, studiare, provare. Provare un oggetto che tengo in mano e poi lo lascio cadere, poi lo riprendo. Cioè attiva, che non è un vero gioco, è il suo rapporto con le cose. Intanto c'è questo rapporto con i fratellini o con la mamma, che gli porgono questo oggetto e gli fanno capire. Poi man mano comincerà a conoscere, non so, gli oggetti che servono per mangiare, per esempio il piatto. Comincia a conoscere le cose dell'ambiente come un progetto che a poco si sta completando man mano, pur essendo ancora in una posizione dove non deambula. Quindi deve essere trasportato, non può da solo, autonomamente, dirigersi verso le cose. Poi cosa succede? Succede che a un certo punto questa manina che afferra capisce che può, con questa manina che afferra, può collaborare persino. Quando per esempio gli viene offerto da mangiare. Allora per un po' è la mamma che gli mette il cucchiaino in bocca e lo in bocca. E poi c'è un momento in cui lui afferrerà il cucchiaino e vorrà provare da solo a metterselo in bocca. Perché man mano che il bambino avanza nella sua esperienza, sente che dentro di sé ha una forza che gli dice devi imparare a fare da solo. E lui adesso a questa età, in questi primi mesi, in questi 1000 giorni li chiamiamo, no? In questi 1000 giorni, lui mette in atto questo che diventerà la... diciamo la linea che dovrà seguire per tutta la vita. Vuole imparare a fare da solo. Vuole esprimere la sua capacità, la sua autonomia. Maria Montessori ha messo sulla bocca del bambino questa frase: aiutami a fare da solo. È un vocativo che sembra che esca dalla bocca del bambino, no? Quando lui vuole tentare di farlo da solo e non sopporta che vengano a interferire nelle sue attività. Quando ha capito che può afferrare e prendere, lui lo vuole fare da solo. Ti dice aiutami a fare da solo, perché è importante questo aiutami, questo vocativo.
perché, come dire, io vorrei farla sola, ma fammi vedere come si fa. Allora che bello, c'è l'adulto che si mette a disposizione. Chi è quella mamma che non si mette a disposizione? O un papà? A fargli vedere. Lui vuole fare, ma ha bisogno di aiuto. Però è quell'aiuto che consente a lui di fare poi da solo. E contemporaneamente comincia a consolidare quello che diventerà poi anche il movimento delle gambe. Ci sarà finalmente questo momento dai 10 mesi in poi in cui cominciamo a sperimentare che cosa vuol dire spostarsi, non più in braccio, ma spostarsi da solo. E questa è un'ebbrezza incredibile, tutti lo sanno. Tutte le famiglie, tutti i genitori aspettano questo momento magico, no? Quando camminerà, quando si sposterà. Salvo poi che quando si sposta dopo c'è aiuto, perché dopo succede, può succedere di tutto. Quando lui capisce che può muoversi e camminare da solo, figuriamoci, tutto l'ambiente è suo, il mondo è suo. E allora chi è che lo ferma più? Nessuno lo ferma più. Lui è spinto da questa forza, è il periodo sensitivo. Maria Montessori dice che i periodi sensitivi sono come dei treni che passano nella nostra vita. Questi treni che passano. E non possiamo dire prendo il treno dopo. Il treno passa quell'ora. E quando il bambino ha questa urgenza di imparare a parlare, non fa altro, lui è incantato quando sente parlare. Vi dico una cosa che farà un po' ridere. Quando uno come me tutta la vita ha guardato i bambini, non posso non guardarli anche quelli che non conosco. Quando li vedo per strada mi fermo a guardarli. Quando sono in fila al supermercato, mi piace molto vedere i bambini trasportati dalle mamme che sono sul carrellino. E magari li vedo seduti così, oppure sono ancora nella loro carrozzina. E intanto che aspetti il momento di pagare, cosa fai? Li guardi? E allora vedi questo bambino che ti guarda, come dire, cioè, non penso che interessi la mia faccia, ma siccome mi metto a parlare con lui, vedo che quasi con la sua bocca cerca di muovere anche lui. È un fascino per il bambino sentir parlare. È irresistibile per lui. Non può non ascoltare. Perché al quarto mese lui si accorge che quando una persona parla, la voce esce dalla bocca. E questa scoperta la fa verso il quarto mese, non prima. Come dire, al quarto mese, quando si dico quarto mese, presso a poco, no? È impressionante perché lui si accorge, grazie, ha fatto bene a mettere questo cartello. Mi ero dimenticato dei cartelli. Questo intanto è il primo, sì. Fatto bene a lasciarlo. Quando lui si accorge che una persona parla, al quarto mese si accorge che la voce esce dalla bocca. Qui dice che la sensibilità del bambino piccolissimo conduce, prima che si possa parlare di mezzi di espressione, a una costruzione psichica primitiva, la quale può rimanere occulta. Si tratta di sensibilità speciali, che sarebbero questi periodi sensitivi, no? Che si trovano negli esseri in via di evoluzione, negli stati infantili, e sono passeggere, perché
non durano a lungo. E bisogna corrispondervi. Si limitano all'acquisto di un determinato carattere. In questo caso, il linguaggio e il movimento. E una volta che lui ha costruito questo, poi svaniscono. Non li abbiamo per tutto il resto della nostra vita. Abbiamo imparato a parlare nei primi 2 anni di vita. Tre facciamo. Senza fatica, senza andare a scuola, senza prendere i libri in mano, ascoltando le persone che parlavano. E ha costruito il linguaggio. Noi quando dobbiamo imparare una lingua straniera, intanto andiamo a scuola, dobbiamo prendere dei libri, dobbiamo prendere dei CD, farci aiutare. E quanto tempo ci impieghiamo? Anche noi 2 anni? Per imparare bene la lingua ci vuole altro che 2 anni. I bambini imparano la lingua. E se in famiglia ci sono due lingue, perché il papà parla una lingua e la mamma ne parla un'altra, il neonato cosa fa? Ci costruisce due linguaggi. Con la stessa difficoltà, senza turbamento, contento anzi di avere due linguaggi, non uno solo. È la forza del periodo sensitivo. Che sono forze inconsce, perché non pescano da un ricordo, non hanno memoria i bambini, costruiscono il linguaggio semplicemente perché hanno questa mente assorbente, costruiscono il movimento perché la mente assorbente assorbe i movimenti dell'ambiente. Il bambino guarda le persone che si muovono. È incantato dalle persone che sono. Com'è bello andare in giro in braccio con la mamma nella sua faccia e vedere la mamma che prepara da mangiare, che apre quel rubinetto ed esce acqua, apre la lavatrice e tira fuori tutte le cose della lavatrice, apre la lavastoviglie. E poi cosa succede? Che non appena il bambino può camminare e deambulare nell'ambiente, cosa fa? E rifare le stesse cose. Che gioia posso andare io a aprire la lavastoviglie. E cosa fa? Addirittura qui si schiaccia quel bottone, come se lui si ricordasse che c'è un bottone, che c'è quella pastiglia che si mette dentro e poi si aziona. E poi che bello c'è. Quando la mamma apre la lavastoviglie che ci tira fuori quel carrello con tutti i piatti. È certo che lo vuol fare anche lui. O la lavastoviglie, o la lavatrice, tira fuori da quello tutto magari no, bei vestiti e puliti. Il bambino li tira fuori, magari non lo sa, che poi se li tira fuori si sporcheranno ancora. Ma la mamma gli dice, guarda, ci mettiamo, mi aiuti. Che bello, gli piace molto collaborare. Quindi è un'attività incredibile che ha il bambino. Perché l'infanzia è così lunga? Perché questo primo periodo di vita è così importante? Pensate che lavoro fa. È un lavoro enorme, perché è un lavoro che dopo nella vita non faremo più in questo modo. Quando impareremo una lingua straniera faremo molta più fatica. Invece adesso lui non fa fatica. Lo fa con gioia, è contento. Gli piace sentire parlare. Protesta se magari sente parlare e quella persona che parlava se n'è andata via. E lui protesta perché gli dice, stavo ascoltando quello che stavi dicendo. Perché te ne vai? E gli piace la lingua perché non capisce quello che ci dice per un bel po'. Ma si bea nel sentire la voce che parla. Qualunque voce, dopo prevalentemente gli piaceranno le voci del papà e della mamma.
ma in un primo tempo va bene chiunque, qualunque persona pur che parli. E come dire, tu parla perché io devo costruire un linguaggio. Devo costruire un linguaggio. Ci dice poco. E quindi ho bisogno che tu parli con me. Quante volte cioè, ti pianti dei bambini, che si dice chissà perché piange, come fa dietro. È vero che tanto la mamma poi è molto attenta e tante volte dice, ma io capisco che adesso questo pianto perché ha fame, oppure questo pianto perché ha mal di pancia, questo pianto sarà perché è un po' annoiato e allora... Cioè, è un, diventa un linguaggio anche questo modo di esprimersi del bambino attraverso per adesso quello che può. Per ora può piangere e sorridere. E quindi è una comunicazione. Tutto questo, pensate, lo fa un neonato. Quindi la grande scoperta di Maria Montessori è stata questa. Perché tutti sanno che danno per scontato che il bambino camminerà e parlerà. Diamo per scontato, no? Però come lo fa? Qual è la forza che ha il bambino? Chi glielo dice che deve fare questo? Chi glielo dice che questo lo deve fare adesso? Non può aspettare. Non possiamo dire, ma guarda, è molto difficile imparare a parlare. Adesso gioca, lascia stare, poi imparerai. No, queste sono forze della natura. L'essere umano è costruito così. E questa grande scoperta però non ha molti anni. Che Maria Montessori l'ha scoperto proprio, diciamo, dal 1907, quando ha costruito la prima casa dei bambini. E questo cartello che giustamente mi ha proiettato adesso e che voi trovate se volete comprare il libro La mente del bambino, ci sono questi grafici, questo grafico che parte, diciamo che ha una linea che parte dall'anno zero e si vede un pochino più in là e prosegue fino a 2 anni circa, per cui 2 anni e mezzo. E si vedono, questo è un grafico, ecco, questo qui è il gran finale. Poi c'è, a sinistra c'è un altro pezzo, il pezzo iniziale. Ed è un grafico che rappresenta i 2 anni e mezzo, 2 anni circa, 2 anni e mezzo, in cui il bambino costruisce il linguaggio. È un cartello che mi fa vedere che ci sono delle sequenze che sono uguali sempre dappertutto. Cioè non è che uno impara a parlare per caso, si può spostare un pochino, in modo che si veda bene dall'inizio, ecco, più in là ancora che si vede bene dall'inizio, prima ancora ci sarà. E questo è un grafico che va dalla nascita fino ai 2 anni, suddiviso per mesi, perché è come se il bambino veramente facesse questo graduale. E ci sono queste nuvole che si vedono qui, insomma, che sarebbero poi tutti questi tentativi di parole, di suoni prima, l'attenzione ai suoni, poi man mano quando si vedono quei pallini rossi vuol dire che cominciano a esserci i primi vocalizzi, no? Quando il bambino scopre che la voce esce dalla bocca. E quella è la grande scoperta che va verso il 4° mese. E come dire, io sento queste voci, poi a un certo punto quel suono
Che bello, lui scopre al quarto mese circa che la voce esce dalla bocca. E allora da quel momento continuerà a guardare bene le bocche che parlano e si incanterà a sentire la persona che parla. E guarda la bocca, non solo sente le parole. E lui tenterà di ripeterle. E cosa fa? Lui accumula linguaggi, accumula suoni. E poi pensate che meraviglia, a un certo punto accumula suoni e un bel giorno cosa succede? Che la mattina magari verso le 5 ci sveglia. Che bene, eravamo appena addormentati, no? E lui si sveglia con i primi vocalini, si mette a fare ah, oh. Pensate che lavoro, la sua mente ha assorbito il linguaggio. Nella sua mente lui ha selezionato i suoni e poi, in una bella mattina, te li restituisce e comincia a fare i suoi vocalizzi. E poi ti comincia a mettere insieme le consonanti, comincia a fare i suoi mamma, mamma, papà. Ha capito che si possono mettere insieme una consonante e una vocale, ma chi gliel'ha detto? L'ha scoperto lui. E allora cosa succede? Tutti sono contenti. E la mamma dice che bello, magari ha detto mamma, o forse ha detto mamma e ha detto che sarà la mamma. E allora lo va a dire a tutti, tutti che dicono, arriva a casa il papà, sai che ha detto mamma? Poi arriva il fratellino, la nonna. E allora tutti che gli fanno festa. Allora lui è contento perché si vede che ho fatto una cosa importante. E allora è incoraggiato e va avanti. È proprio il linguaggio che noi abbiamo costruito, si dice, sulle ginocchia materne. Ed erano così, prima si è visto in questo grafico, no? Delle nuvole. Adesso in questo grafico invece c'è una precisazione di quello che vi ho detto, cioè c'è tutto un percorso ben stabilito, cioè niente è affidato al caso. Ogni bambino attraversa questi passaggi in qualunque lingua, non perché è l'italiano, tutti i bambini del mondo costruiscono il linguaggio nei primi 2 anni e mezzo di vita. Qualunque lingua. E le sequenze sono queste. Assorbono, interiorizzano il linguaggio. E poi a un certo punto cominciano a uscire da questa bocca che lui ha capito che deve funzionare. Usciranno i suoni e poi costruisci le prime parole. Prima i balbetti, i vocalizzi, e poi la prima parola, magari verso l'anno, 10 mesi, 1 anno. E la prima parola è sempre un'esplosione di gioia in famiglia. Quale parola sarà? Non lo so. Qualunque cosa può essere una bella cosa. E poi contemporaneamente succede che, mentre procede il linguaggio, avanza il movimento. Il bambino impara a muoversi. Che bello. C'è movimento e linguaggio. Pensate che arriverà verso l'anno e mezzo a scoprire che ogni cosa ha un nome. Ed è bello che infatti prende l'oggetto e non esiste persona che prendendo in mano un oggetto non dice al bambino questa è la palla. Questo è l'orsacchiotto, questo è il cagnolino. Per cui che bello che l'adulto offre e dice il nome. E lui è contento perché aspettava proprio questo. Vuole sapere come si chiama. E gli piace molto che si venga ripetuto. Quindi ogni cosa ha un nome. Questo proprio è un momento magico del linguaggio. Ma capite che ogni cosa ha un nome. E mi piace molto passeggiare in braccio
quando si va, dobbiamo andare a dormire la sera, che meraviglia ci sono. Si fa questa passeggiatina la sera in braccio e magari si gira per casa e il bambino vede gli oggetti, la mamma gli dice i nomi delle cose. C'è questo legame tra madre e bambino, si dice la madre e non si esclude il padre. Che la sera passeggiando per casa per farlo addormentare, anche il papà va benissimo, quindi papà e mamma. E c'è questo legame affettivo che avviene attraverso questo movimento che è il passeggiare col bambino. Mentre si passeggia si parla, si canta, magari una bella canzoncina. Quindi questo linguaggio che non è solo il piacere di sentire le parole, di cominciare a capire che le parole hanno un corrispondente negli oggetti, nelle cose dell'ambiente. Quindi ogni cosa ha un nome, scopre che ogni cosa ha un nome. E allora quel ditino, lui d'ora in poi ti vuole indicare, e come dire, come si chiama questo, che cos'è questo, la mamma dice questa, la mela, perché magari siamo in cucina, questa è la sedia, questo è il tavolo, questa è la finestra. La mamma che, e il papà, che gli danno gli aggettivi, comincia, pensate, comincia a costruire il linguaggio addirittura nelle parti del discorso e costruisce le frasi. La prima frase, che bella, quando dalla prima parola alla prima frase. Tutto questo lo costruisce lui, non gli viene dato, lui lo costruisce, lui vuol sentir parlare. Le persone intorno a lui parlano, bene, io ho bisogno di quello, il resto lo faccio io, lo costruisce lui. Lui costruisce il linguaggio e il suo linguaggio sarà un po' quello materno, quello paterno, quello della nonna, quello della vicina di casa. Per cui ogni bambino ha il suo linguaggio, che è un po' il risultato di tutto quello che l'ambiente gli ha dato. Per cui l'ambiente, questa relazione bambino-ambiente è formidabile. È la grande scoperta della Montessori. E il movimento, ah, che meraviglia, quando il bambino comincia a essere autonomo in questo senso. Che cosa fa? E dopo lì bisogna proprio dire aiuto, perché quando il bambino comincia a camminare, bisogna cominciare a togliere dal tavolino basso, magari quel bel vaso di cristallo o quell'oggetto, oppure quel vaso di fiori, quella pianta, oppure possiamo anche insegnare al bambino che la pianta che è molto bella, quella foglia, per cui non viene strappare, gli piacerà prendere in mano le cose. Gli piacerà osservare la mamma che lavora in cucina e allora a un certo punto vuole anche lui poter aprire il rubinetto, magari versare l'acqua. Oppure che bello, quando il bambino scopre che può andare in bagno. E cosa fa? Va al bidet. La prima cosa che fanno per vedere, perché è basso e possono aprire l'acqua. Che bello, che spruzza tutto. La scoperta dell'acqua. E allora cosa si fa? Non si deve, non devi aprire? No. In questo momento è molto importante che noi lo aiutiamo a fare. Quindi gli spieghiamo, gli insegniamo come si lavano le mani, e lui starà lì un bel po'. Perché c'è un altro periodo sensitivo in questo momento, oltre al linguaggio e al movimento. Ce n'è uno che è proprio, lo si chiama il periodo sensitivo dell'ordine, perché al bambino piace ricordare bene come vanno tutte le cose in ordine. Rivuole sempre vedere le stesse cose lì, non cambiate troppo
la posizione degli oggetti, perché la bambina vuole vedere la cosa, la vuole vedere lì dove l'ha vista ieri, l'altro ieri. Vuole questo ordine delle cose. Perché lui sta studiando. Non è un passivo, è attivo al massimo. Deve costruire un movimento, un linguaggio, pensate. E allora lasciatemi fare. Aiutami a fare da solo, ti chiedo. Aiutami, cioè, fammi vedere come si fa. Ma dopo fammelo fare da solo. Non intervenire quando io... perché voglio fare delle prove. E quindi anche nella scelta dei giocattoli, noi dovremmo ricordarci di questo, che cosa serve a un bambino. Di che cosa ha bisogno? Vuole qualcosa di attivo, che non sia solo peluche, va benissimo, ce ne sarà uno che lui preferisce magari. Ma lui ha bisogno di fare delle cose attive. E quindi quella che poi dopo noi nella scuola la chiameremo la vita pratica, i travasi. Quanto gli piacciono queste cose in cucina, travasare, versare l'acqua da una brocca a un bicchiere, mangiare da solo. Presto, lui vuole imparare a mangiare da solo. Arriva il momento in cui si stufa di essere imboccato. E allora proviamo. I primi tempi cosa farà? Sporcherà tutto. Che bello qui. Vedete, mi ha già messo il cartello in movimento, che bravo. Vedete che ci sono queste due linee. Perché movimento e linguaggio hanno abbracciano lo stesso tempo, i due anni e mezzo, i primi due anni e mezzo. E questi schemi ti fanno capire che niente è affidato al caso. Cioè anche il movimento ha delle sequenze molto ben precise che seguono la maturazione del cervelletto. E quindi è molto importante seguire questo. Questo è uno schema che ti riproduce quello che in effetti ogni bambino fa. Poi ogni bambino avrà le sue varianti. Però le sequenze sono uguali dappertutto. Perché la costruzione di un bambino non è affidata al caso. E Montessori dice, è veramente scientifico, cioè non è... perché tutti i bambini del mondo fanno così, con le dovute differenze, perché chi ha due gemelli può dirlo, no? Che non sono mai uguali. C'è chi parla prima, parla dopo, chi muove prima, chi si muove dopo, chi sta in piedi, chi cammina prima, chi cammina più tardi. Ognuno ha le sue differenze, ma i tempi, linguaggio e movimento, sono in questa fascia di due anni e mezzo circa. È il tempo che la natura dà al bambino, questo imperativo. Come la natura dicesse, bambina mia, guarda, l'infanzia ti è data per due anni e mezzo, per costruire linguaggio e movimento, dati da fare. Dopo puoi perfezionare, ma il tutto deve avvenire in questo tempo. E allora, questa è la raccomandazione che viene fatta, mamma e papà. Questo è quello che deve fare il vostro bambino, pensate. Che cosa stupenda. Questo... relazione che viene a costruirsi tra mamma e bambino. Proprio mamma e bambino si dice per privilegiare la mamma, perché logicamente il compito è maggiormente suo, ma questo non esclude tutto il resto della famiglia. Però ha bisogno che la famiglia capisca quello che lui deve fare. E quindi lo lasci fare e lo aiuti in questo lavoro, perché questo è un comando naturale e non possiamo rimandarlo ad altro periodo. Questo è il suo tempo.
Non so se in questo momento c'era già qualcuno che voleva chiedere qualcosa o se invece si può andare avanti. Una domanda, non so se. Sì, dottoressa, io farò insomma le mie osservazioni e notazioni dopo. Una domanda che intanto è intervenuta sul linguaggio è questa. Quando un bambino ha 2 anni e quando, ripeto la domanda, quando un bambino ha 2 anni e 3 mesi compiuti, usa un linguaggio di una sola parola, a volte poco comprensibile, e usa solo poche parole frase. Oltre ad un'attenta osservazione, aiuterebbe, lei consiglierebbe una valutazione logopedica in base alla sua esperienza, naturalmente. Una domanda che Assolutamente probabilmente è posta da un genitore, ecco. no. I bambini hanno questo tempo che noi diciamo sempre 2 anni e mezzo, 3. Normalmente nei primi 3 anni di vita il bambino assorbe il linguaggio. Maria Montessori dice che è un lavoro di assorbimento, però è molto individuale. I tempi poi veramente sono lasciati a ciascuno. Dicevo prima, citavo i gemelli, sono uguali, eppure i loro chi ha gemelli dice non sono mai uguali. C'è chi impara prima a parlare, chi si muove prima. I tempi sono molto, cioè il tempo è quello, però ognuno poi ha le sue varianti, le sue differenze. E certamente non bisogna pensare subito che c'è qualche problema, perché magari uno tarda, uno può tardare a parlare, però le mamme dicono: guarda, non parla, però capisce tutto. Se capisce tutto, siamo tranquilli, poi man mano succederà. Poi può essere benissimo che invece ci sono dei problemi, per cui magari uno si accorge che poi il bambino può essere anche un bambino sordo, la sordità. Magari lo si scopre proprio in questo periodo, quando vedi che non c'è la risposta del bambino. Però quello che sto dicendo adesso è proprio la normalità. E certamente non dobbiamo andare in ansia se ci accorgiamo che magari il bambino tarda a esprimersi, a parlare. Perché se l'ansia prolunga ancora i tempi, succederà che il bambino parla prima o poi. Questo schema che abbiamo dato, che si trovano nel libro della Montessori, sono schemi che sono significativi, perché chi di voi in questo momento ha la fortuna di avere i bambini piccoli possono constatare che succede proprio così. Poi ogni bambino ha i suoi tempi. Questo è sicuro. Io, dottoressa, direi che se lei vuole continuare nell'intervento, se ci sono altri aspetti, potrebbe essere utile ascoltarla perché stiamo ascoltando con un rapimento particolare questa narrazione sulla costruzione del linguaggio, sul movimento, sul senso dell'ordine. Quindi se ci sono altri elementi che volesse suggerire a tutti noi, noi le saremmo molto grate, ecco, altrimenti faremo altre considerazioni e una domanda la farei, ma a fine intervento, ecco. Certo, quello che è importante in questo momento, questi primi 3 anni di vita, dove il bambino fa veramente, noi in 3 anni di vita, adesso da adulti, non credo che facciamo così tante cose come ha fatto un bambino. 3 anni di vita a costruire linguaggio, movimento, rapporti affettivi, relazioni, è impensabile. Noi ci impieghiamo molto di più adesso a fare le cose, e poi non ne facciamo così tante. Cresciamo, impariamo tante cose, studiamo, ma questo sconvolgimento
e questa costruzione così radicale della nostra, di quello che sarà in tutto il nostro futuro, perché in questi 3 anni di vita noi costruiamo qualcosa che ci porteremo per tutta la vita. Possiamo perfezionarlo, ma la costruzione avviene in questo periodo. Per cui è così importante seguire, è così importante rendere consapevoli i genitori di questo enorme lavoro del bambino. Perché tante volte si dice, guarda, ci sono 9 mesi di attesa, in questi 9 mesi preparo il corredino, penso al nome da dare. Però che bello poter prevedere che cosa farà questo bambino quando lo porto a casa. Cioè, come lo posso aiutare? E quindi è giusto che un genitore sappia che cosa lo aspetterà. C'è questo momento così magico del linguaggio e del movimento, che è osservare i bambini come si muovono, come imparano a muoversi. È bellissimo. Il bambino che vuole fare da solo, che vuole aprire tutti i rubinetti, che apre tutti i cassetti, che carine che sono le prime esperienze quando apre i cassetti, apre le porte, apre un bel cassetto e tira fuori tutto quello che c'è dentro. È un bel movimento ripetitivo. Cioè, è tutta una scoperta. E allora che cosa noi dobbiamo fare? Lo aiutiamo in questo, perché sappiamo che questo è quello che costruisce il movimento. E quindi non possiamo bypassarlo oppure fare tutto noi. Lasciamolo fare, aiutiamolo a fare da solo. E quindi mettiamoci a sua disposizione. I suoi giochi sono questi, in questi primi 3 anni. Non è che ha dei grandi giochi di fantasia. I suoi giochi sono imparare a usare l'ambiente, a usare le cose dell'ambiente. E quindi la cucina è un ambiente ricco di motivi di attività. E allora che bello poter, magari mentre anche la mamma lavora lì al rubinetto, prendo una bella seggiolina, mi alzo, posso essere all'altezza della mamma. La mamma magari intanto che fa una cosa mi dà qualcosa da fare. Posso anche spremere quanto gli piace spremere. Spremere un limone, spremere le arance. Affettare qualche cosa. È chiaro, c'è la mamma presente, quindi devo stare attento. Ci sono tante proposte che si possono fare per aiutare il bambino a essere indipendente, perché lui aspetta solo di essere indipendente, vuole fare da solo, ti chiede aiutami, perché non me la posso inventare, però poi lasciami fare da solo. Quindi ci vuole ripetitivo. E poi cos'altro può fare il bambino in questi primi 3 anni di vita? Tutto. Tanto gli piace quando cammina, camminare. Gli piace camminare. Quando scopre che può camminare non gli piace più neanche stare su un passeggino o in braccio. Vuole camminare. Anzi, la prima cosa che fa è salire le scale. Quanto gli piace salire le scale. Quando scopre la scala che va e quando arriva su che cosa fa? Quando arriva in alto vuole scendere. E poi quando è sceso vuole risalire. È un po' un folle, perché di noi, quando possiamo trovare un ascensore, lo preferiamo. E lui invece gli piace fare gli scalini. E una delle prime cose che fa
appena vedi che può camminare, sale la scala, va su, come può, e poi può scendere, e poi salire, e poi scendere, perché il bambino è ripetitivo. Perché è ripetitivo? È perché deve fissare l'attenzione. Non gli basta una volta sola, lo vuole fare ancora. E dopo si fa male. No, aiutiamoli, certo, siamo lì presenti, ecco. Evitiamo le cose, le cadute dolorose. Però un po' di cadute non sono un problema. Lui è tanto piccino, cade, poi tira su, frega un pochino il ginocchio e lui deve potersi muovere, perché solo così consolida. Ma non è solo perché consolida il movimento, perché prova il piacere, la soddisfazione di farlo. E con il piacere che uno va avanti. Non può essere pericoloso ogni cosa che fa. Stiamo attenti, è logico, ma questo lo sappiamo. Ma lui deve poter fare da solo. Adesso, per fortuna, nelle nostre città le amministrazioni pubbliche si sono preoccupate di fare dei bei giardini per i bambini con motivi di attività. Per fortuna ci sono questi bei cingoli, queste ruote che girano, queste altalene. Ce ne sono di tanti tipi. E questo per un bambino è il massimo che possiamo dare. Perché intanto perché si trovano insieme ad altri bambini e si guardano. Anche quando sono piccoli, che ancora magari non sono capaci di una relazione vera. Però la relazione sta nel guardare quello che fa l'altro. È un po' come vedere se stesso in proiezione. No? Perché poi giocare insieme è un po' difficile ancora adesso. È un po' difficile perché... Che cosa vuol dire giocare insieme? Vuol dire che tu fai una cosa, poi vieni a disturbarmi quello che sto facendo e allora mi interrompi un po' il ritmo. Il classico bambino che riempie il secchiello con la sabbia, no? E poi lo svuota. Poi lo riempie, poi lo svuota. E se viene lì qualcuno e glielo vuole riempire anche il tuo secchio, lo si arrabbia perché quello è un lavoro che deve fare lui. Allora, sono contento se tu prendi il tuo secchiello e lo fai di fianco a me così ti guardo. Ti vedo, però non interferire nel mio lavoro. Il bambino vuole portarlo avanti da solo questo lavoro. Vuole fare, perché deve coordinare i movimenti. E allora ci vogliono tanti tentativi, tante prove. E allora in questo è bello che il genitore aiuta a fare tutti questi tentativi. I grandi giochi dei bambini sono questi. Non sono ancora giochi costruiti insieme ad altri, è il bambino con se stesso che sta provando a vedere che cosa si può fare, che cosa le sue mani possono fare. E allora anche i giochi che io scelgo avranno questo scopo, di aiutarlo a muoversi, a trovare un rapporto fra le cose. E sono giochi, per esempio, che si intattano, bicchierini uno dentro l'altro, oppure costruire una torre. Che bello costruire qualcosa, poi buttarla giù, poi ricostruirla. Ci sono adesso dei giochi di questo genere, che aiutano perciò a costruire i primi movimenti. Che danno soddisfazione in questo momento, quando il bambino riesce a costruire una torre. Non è ancora proprio che costruisce le casette, quello diventa già un pochino più avanti, però all'inizio sono proprio i piccoli giochi. Ci sono adesso la grande scoperta del Lego, che è un bel gioco, e ci sono di diversi tipi a seconda dell'età. Giochi di movimento, lui deve muovere molto le mani e trovare il rapporto con le cose. I giochi che si
costruisci qualcosa e poi lo disfi e lo puoi ricostruire. Quindi sono giochi che non sono li puoi fare una volta e basta, e devono essere ripetitivi, perché altrimenti se è un gioco che è soltanto bello a vedersi e basta, in genere dura poco, e allora lo si mette lì e dice vabbè, lo daremo al fratellino, ma il fratellino farà la stessa cosa. Ci vogliono giochi che consentono al bambino un'attività, e quindi sono adesso, diciamo che se ne trovano anche tanti, e quindi li vengono messi nella stanza, lui si ritrova tutti i giorni, un bel tappeto per terra, e fatto di questi giochi di costruzione, perché deve imparare a muovere bene le mani, a trovare il rapporto tra le cose. E intanto cosa succede? Intanto che muove le mani, intanto c'è il linguaggio che si costruisce, perché intanto parliamo e raccontiamo le cose. Che meraviglia che è questo momento così magico in cui costruzione di linguaggio e movimento avvengono in una situazione di rapporti che si cominciano a instaurare con le persone, in famiglia e eventualmente anche a un nido, perché ci sono adesso, c'è la possibilità di essere iscritti in questi luoghi che dovrebbero rispettare quelli che sono queste tappe di sviluppo, che sono tappe di sviluppo che non ha inventato la Montessori, sono tappe di sviluppo che si ripetono perennemente nel tempo, e tutti i bambini del mondo, di qualunque razza, attraversano. È una legge di natura. Quindi non esiste, cioè esiste il bambino che cammina prima, che parla prima, cammina dopo, parla dopo, però i tempi sono questi. Quindi è giusto che la famiglia sappia quali sono queste tappe, perché può corrispondere meglio a quello che è il bisogno del bambino. Sono bisogni naturali, esistenziali. Non si può annoiare un bambino. Il bambino è un essere attivo e quindi lo aiutiamo. Quanto gli piace vestirsi da solo. C'è un momento in cui noi lo vediamo nei primi mesi, no? Che si lascia vestire. Poi c'è un certo momento in cui proprio ci si accorge che vuole anche lui fare da solo, provare a vestirsi da solo. Non è così facile, ma è molto divertente. Allora è molto bello anche potergli dire, senti, guarda che noi fra mezz'oretta usciamo. Ti lascio qua la tua giacchetta, devi provare a metterla. E lui ce la metterà tutta, magari infilerà la manica sbagliata, poi ci facciamo su una bella risata, però. Allora in quel momento, quando dimostra di piacere, allora non lo vesto sempre io, facciamolo insieme, aiutiamolo a vestirsi da solo. E succede che un bambino, lo vediamo anche nei nostri nidi, a 2 anni possono vestirsi bene da soli. O infilarsi le scarpine. E quello lo possono fare. Infilarsi le scarpine o le pantofole. Imparare come si mettono. E questa è una cosa che loro piace molto fare verso l'anno e mezzo, 2.
E c'è una richiesta molto precisa da parte dei bambini. E quindi, se dobbiamo aiutarlo a vestirsi e dobbiamo uscire, cerchiamo di farlo, ci vuole un po' di tempo, e quindi non vestiamolo all'ultimo momento. Mettiamogli i vestiti, cioè facciamolo collaborare in questo senso. E lasciamolo provare. Poi, è da quello logico, quando ha finito, se è storto, se ha messo le scarpe sbagliate, lo aiutiamo. Questo per esempio nelle nostre scuole, nelle scuole qui da noi, all'inizio della mattinata, è molto importante questo accogliere i bambini a 3 anni e anche dedichiamo molto tempo perché lui si vesta, insomma, deve togliere il cappotto, deve mettere il grembiulino, se vogliamo mettere il grembiulino, deve mettere le pantofole. Ci vuole tempo, magari chissà quanto tempo ci vuole per questo ingresso, cosa che invece succede in certe scuole dove il bambino arriva, come arriva c'è o la babysitter o la nonna, la mamma, che lo svestono completamente. E invece noi diciamo, no, quando voi lo accompagnate, lo lasciate a noi, ci pensiamo noi. E noi lo aiutiamo a fare da solo, perché lui desidera solo fare da solo. E questo succede tra 2 anni e 3 anni. Dopo, se non hanno diciamo, consolidato bene i movimenti, fanno più fatica dopo, perché dopo non è più così interessante. Sono 4 anni, gli piace fare altre cose, stanno a vestirsi, svestirsi, lo sanno già fare bene, se no imparare in quel momento è fuori tempo. Lui vuole fare al momento giusto, quando comincia a muoversi e a capire che ha delle mani, che ha delle possibilità, lui vuole fare tutto. E quindi sono proprio questi primi tentativi che sono importanti, in cui è giusto che ci sia questa dedizione dell'adulto ad aiutarlo a essere indipendente, a fare da solo. È proprio l'inizio di un'attività che poi diventerà un vero lavoro. Ma per il momento è il loro lavoro, le loro occupazioni sono queste, il loro piacere è questo qui, di fare da solo. La cosa che piace tantissimo, per esempio, è imparare a versare l'acqua. Ci sono quelle belle brocchette, no? Perché se prendo la brocchetta è complicata. Invece le belle brocchette che il bambino prende e la travasa in un bicchiere è una delle cose più belle da fare, 1 anno e mezzo. Certo, gli metto lì la sua brocchetta e il suo bicchiere a tavola, non c'è bisogno che gli versi io, può fare da solo. E anche mangiare, gli piace mangiare da solo. Ci si sborcherà un po', bene, prime volte sì, prime volte, cosa facciamo? E gli prepariamo un po' di papà in più, perché un pochino sarà, entra fuori, non succede niente. Però aiutiamolo a fare da solo, a mangiare da solo, mangia più volentieri, piuttosto che essere imboccato. Aiutiamolo anche ad apparecchiarsi la tavola. Devono mangiare, mettiamo la tovaglietta, mettiamo il piatto, organizziamoci. Tutto ciò che lo riguarda, che riguarda la sua persona, la sua giornata, danno soddisfazione. Non dobbiamo fare tutto noi. Aiutiamolo, perché questo costruisce la mente. Pensate un po'. Maria Montessori dice che ogni volta che si muove la mano del bambino che comincia, questo movimento cosa fa? Crea
un legame mano-mente. E Maria Montessori dice diventa, ogni movimento diventa carne mentale, nel senso che la mente del bambino si costruisce attraverso movimento e linguaggio. Quindi ogni movimento dalla mano passa alla mente e diventa pensiero, perché così costruisce i pensieri. Quindi quando lui e le mani non possono stare ferme, perché è come dire, come faccio a costruire i pensieri se non mi dai le cose e se non mi aiuti nel movimento? Perché il movimento aiuta a costruire un pensiero. Pensate che bello, questa nostra mente come si costruisce, non è affidata al caso, è un'opera molto raffinata. Per cui è importante, queste manine vanno aiutate. Non si può dire a un bambino vedere, non toccare, è una cosa da imparare. Ma che cosa vuol dire? Se io vedo quella cosa, la voglio toccare, allora io gli insegnerò a toccare in modo giusto. Gli faremo un'attività in rapporto, non posso dire no, non si tocca. Io devo toccare. Non posso non toccare, perché per me toccare vuol dire costruire un pensiero. Pensate un po', perché non devo toccare? Insegnano a toccare bene, fanno fare le cose per bene, ma non le posso impedire. Che bello quando si va al supermercato con i bambini e dopo un po' ti trovi tante cose che lui dal seggiolino magari ha preso, se le ha messe nel carrello. Lui le vede, gli piacciono le cose. Questo dobbiamo essere. Ora, questo non vuol dire che allora gli do qualunque cosa, perché possono esserci anche cose pericolose, e poi è anche giusto che alcune cose hanno un significato ben preciso, e quindi alcune cose può anche no. Beh, diciamo che le cose pericolose o quelle che io vorrei che mantenere, che non vorrei che si rompessero, perché è giusto, posso anche tenerle lontano dalle mani dei bambini. Quando il bambino è molto piccolo e gira per casa, quello che trova in casa deve poterlo prendere senza che ci siano dei pericoli. Quindi starò attenti. È chiaro che quando il bambino è così piccolo e comincia i primi tentativi, è chiaro che la casa cambia un po' e tolgo quello che può essere pericoloso o che vorrei che non ce lo pensi. Però io devo dare a lui la possibilità di muoversi, perché queste mani devono, sono proprio la via per arrivare alla mente, al pensiero. E quindi quando il bambino muove e prende gli oggetti, lo fa, lui non lo sa che deve costruire un pensiero, però questa frenesia del prendere è perché il suo corpo reclama questo, la sua mente reclama questa attività e dice io devo costruire i pensieri, la mente, e datemi qualcosa, perché sennò con le parole non costruisco niente. Quindi è un'esigenza vitale, che è molto bella questa cosa, perché la mente del bambino è una mente assorbente, assorbe, e nell'assorbire costruisce pensieri. Pensate un po' come li abbiamo costruiti i pensieri, è così? Non ci hanno fatto delle lezioni particolari. Abbiamo un corpo, i cinque sensi e il corpo che è fatto proprio bene, il corpo dell'uomo. E le tappe di sviluppo sono proprio, sono naturali, sono decise dalla natura. E quindi non posso rimandare all'anno successivo, perché
dalla nascita ai 3 anni succedono queste cose. A 4 anni, dai 3 ai 4, ne succedono altre. E dai 4 ai 5. Cioè è un altro bambino. Dai 3 anni il bambino cambia, ha altri interessi. Gli piace il mondo dei numeri, gli piace il mondo delle lettere dell'alfabeto, pensate. Gli piacciono altre cose. Gli piace la geografia. Gli piace il mondo delle piante, degli animali. Gli interessi sono tantissimi. Dalla nascita ai 3 anni, anche queste possono essere interessanti, anche le storie che gli raccontiamo, eccetera. Però lui deve costruire movimento e linguaggio. E quindi in questi primi 3 anni di vita lui ha queste esigenze vitali che non possiamo rimandare. Imparerai dopo. No, lui se vuole imparare a mettersi, a vestirsi, lo deve fare prima dei 3 anni. Perché fatto a quell'età lì, tra i 2 e 3 anni, c'è la soddisfazione di fare questo lavoro, c'è il desiderio di farlo, perché la natura mi dice di farlo. Non rimandare l'anno successivo, perché ogni età ha il suo significato e ha le sue tappe da raggiungere. Questo è scientifico. E questo è quello che Maria Montessori ha scoperto, che la crescita dell'essere umano è un'opera di scienza, nel senso che non è affidata al caso. Ci sono delle leggi ben precise, vanno rispettate. Se io seguo queste leggi e le rispetto, il bambino cresce bene. Non so se... Sì, sì. Una corrispondenza. Adesso mi tocca il compito difficile di dare seguito a queste parole che sono profondamente toccanti per me, anzi le sono personalmente grata di averla conosciuta con questo mezzo che era l'unico possibile in questo momento. È incantevole e memorabile tutto ciò che abbiamo ascoltato e questo prodigioso e contagioso amore del bambino che è, in qualche modo ha dato luogo a tutto ciò che ci ha raccontato, che si è depositato in 60 anni di vita spesa accanto ai bambini. Ho rivissuto con lei quello che ho vissuto da mamma, da educatrice, e quello che ogni genitore ripercorre in questi straordinari 1000 giorni, prime 1000 giorni di vita. Come dirigente, quindi come tanti operatori scolastici, le sue parole ci convocano ad una maggiore responsabilità, a far sì che gli ambienti non siano deprivanti e poveri, ma accompagnino, come giustamente più volte è stato detto, le vere urgenze conoscitive del bambino. La scoperta del linguaggio è stata indagata anche recentemente, tutte le intuizioni che Maria Montessori, dobbiamo dirlo, più di 100 anni fa, aveva preconizzato, sono state tutte largamente, ampiamente dimostrate. Il dispositivo eccezionale del linguaggio che fa sì che nei primi 3 anni il cervello esplori una tale e ingloba e assorba una tale quantità di informazione da restituire, il compito difficilissimo del linguaggio, è stato oggi con lei rivissuto da lì dentro, quindi abbiamo rivissuto l'incanto del bambino che scopre e costruisce, scopre, ascolta con incanto le parole della mamma, abbiamo detto, e poi costruisce dopo questo laborioso fase di osservazione sul linguaggio. Io penso che sia difficile porre domande dopo quello che abbiamo detto, però fra le cose che sono arrivate, e tra l'altro tra il tripudio di mi piace che sta comparendo, vorrei ringraziarla con le parole che ci sono arrivate. Volevo ringraziare la dottoressa per la bellezza nelle sue parole. Grazie. È stato davvero bello poterla ascoltare.
con queste parole voglio anche ricordare che questo incontro, questa richiesta è avvenuta anche perché una nostra docente che adesso opera con noi ha voluto fortemente che ci fosse una delle sue, come dire, ispiratrici in questo percorso. Quindi per noi la sua presenza oggi è stato un onore eccezionale e lo spero che lo sia anche per quelli che hanno ascoltato, sia stato per quelli che hanno ascoltato e quelli che ascolteranno in seguito. Mi permetto anche di aggiungere che l'assessore, che non ha potuto assistere, l'ho già detto, ha pregato la prega vivamente di prendere in considerazione di essere ospite della città di Senigallia, una splendida città, veramente molto amica dei bambini, e quindi sarà graditissimo ospite quando potrà, naturalmente tutte le altre relatrici. Rimane l'incanto e la meraviglia e anche una gratitudine immensa perché ci ha raccontato ciò che studi spesso asettici descrivono oggi del bambino. Restituisco la parola e poi farò di nuovo un saluto di commiato per tutti. Grazie. I bambini noi ce li abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi, però non sempre riusciamo a cogliere il perché di quello che fanno, perché lavorano incessantemente dal mattino alla sera e qualche volta non ci rendiamo conto che per loro è un'urgenza fare delle cose. Loro ricevono questo input dalla vita, loro non sanno che succederà, che impareranno a parlare, impareranno a muoversi, loro però determinate cose le vogliono e allora è giusto che il genitore lo sappia. E tante volte noi diciamo, in quei 9 mesi di attesa, forse il genitore potrebbe essere informato e allora ci sono adesso dei libri anche fatti bene. E è giusto che il genitore si documenti perché può aiutare meglio e può capire meglio il bambino, ecco, perché i bambini sono splendidi, hanno bisogno di essere capiti e quindi il grande apporto, il grande contributo che ha dato Maria Montessori veramente, e che adesso le neuroscienze riscoprono e dicono: la Montessori aveva capito tutto, perché ha capito che cosa vuol dire costruire la mente e quindi tutto l'apparato che danno le neuroscienze e che collaborano per l'apparato neurologico. Loro useranno altre parole perché hanno altri studi, però dico che la Montessori aveva capito tutto, perché non è il bambino italiano o il bambino del nord o del sud, il bambino cinese, giapponese. Tutti i bambini del mondo e il bambino si costruisce così. E quindi aiutiamolo, perché poi logicamente sarà un bambino migliore, ecco, nel senso, se è aiutato. La ringrazio ancora. E in questo giorno che, ripeto, a questa coincidenza particolare che quindi ci riaggancia direttamente alla figura di Maria Montessori, ritengo necessario, giusto e doveroso anche porgere ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile questi incontri. Naturalmente ringrazio tutte le relatrici che hanno preso parte e si sono generosamente spese perché questi appuntamenti potessero realizzarsi anche quest'anno. Ringrazio l'amministrazione comunale, come ho già fatto, ringrazio l'Opera Nazionale Montessori, Monia Ranci, che ha comunque prestato la sua opera per un coordinamento prezioso, e naturalmente ringrazio i miei docenti montessoriani, tutti quelli che nei segmenti adesso a vari livelli si prenderanno cura dei bambini, perché sostengono con il loro impegno, con il loro sforzo questo metodo operativamente, facendo
conoscere praticamente ogni giorno i benefici che il metodo può riversare nei bambini. Ritengo anche necessario ricordare il prezioso apporto dell'Associazione Montessoriana di Senigallia, in particolare Marta Marchetti, che in vari momenti cruciali della nostra esperienza d'istituto ha dato il suo contributo, il suo appoggio, e il suo sostegno, e la sua presenza. E infine quelli che operativamente hanno supportato, che vi sta parlando adesso, cioè lo staff di segreteria dell'evento, cioè il regista Daniele e Nicola Claps, la segreteria operativa di questo evento. Il compito che ci siamo dati è che la scuola sia sempre al passo e soprattutto adeguata ai bambini di oggi. I bambini di oggi vivono contesti paradossalmente e potenzialmente più deprivati rispetto a quelli di 20 anni fa, perché anziché forse operare con le mani, operano e digitano e quindi riducono in qualche modo la loro sfera di potenziale crescimento. Ecco, per questo motivo il nostro istituto, insieme ad altre piste che sta esplorando, ha approcciato con tanta convinzione questa esperienza. E per questo a tutti voi veramente un calorosissimo saluto, un ringraziamento per essere stati con noi, per seguirci anche in seguito, e per tutti coloro che hanno voglia di vedere bambini sempre sani, generosi e che accompagnano le loro fatiche con gioia e con un vero senso di apprendimento. Ecco. Speriamo di essere adulti capaci di farli crescere, ma soprattutto di accompagnarli, ecco, di assecondarli. E mi piace ricordare che questo momento di grande fioritura del pensiero del metodo montessoriano è stato riconosciuto dalla scuola italiana anche a livello istituzionale ed eventi importanti. Quindi il 22 di questo mese a Firenze avrà luogo anche un importante convegno che vedrà peraltro anche operatori sempre di questa regione che ha dato i natali a Maria Montessori, per il qual motivo siamo molto onorati di continuare questa opera con impegno. Un caro saluto quindi a tutti da Senigallia e speriamo di rivederci anche l'anno prossimo, e naturalmente siamo sempre a disposizione per contributi o per suggerimenti che potranno far crescere l'iniziativa. Di nuovo mi congedo anche con un po' di commozione dalla nostra relatrice di oggi, perché il suo apporto è stato veramente toccante e sicuramente lascerà un segno in tutti noi. A presto, arrivederci.